A Via del Baiardo il Tor di Quinto risorge e regola la Lodigiani. La squadra di Mister Almanza scende in campo con Giudice tra i pali, Paroletti, Agresti e Primavera in difesa, Trubbiani, De Iulis, Morrea, Francolini e Paolini a centrocampo, Keyes e Romano in avanti. Rispondono gli ospiti di Mister Isabella con Giori tra i pali, Macri, Sbarbaro, Tosi e Cacciacarro in difesa, Ferreri, Isaia e Sordilli a centrocampo, Marvosi, Mocerino e Giusto compongono il tridente offensivo. Pronti via e l'equilibrio si spezza. Passano appena 6 minuti e Paroletti sfonda sulla sinistra e mette al centro. Macri interviene in scivolata e devia il pallone con la mano. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Agresti. Giori intuisce, ma sarà il difensore del Tor di Quinto a esultare e portare in vantaggio i suoi. La reazione degli ospiti è troppo timida. Al minuto 15 Cacciacarro ha un po' di spazio e si accentra, ma la sua conclusione termina sul fondo. Sul capovolgimento di fronte invece Giori rischia la frittata. Romano intercetta il rinvio sbagliato, ma il suo pallonetto è di poco fuori misura. La squadra di Isabella prova a sfruttare le palle inattive. Al 27esimo il colpo di testa di Cacciacarro sembra insidioso, ma prima Giudice e poi De Iulis sventano la minaccia. Il Tor di Quinto è in giornata e colpisce appena ne ha l'occasione. Romano fa tutto bene spalle alla porta, compresa la girata vincente che vale il gol del raddoppio. Dopo il riposo il Canovaccio è chiaro sin dalle prime battute. Dopo appena 3 minuti le timide proteste ospiti per un presunto fallo di mano di Trubbiani non scuotono la Lodigiani, incapace di sfondare e pericolosa solo intorno a metà ripresa. Il portiere ex Urbetevere Giudice prima blocca a terra il tentativo del neoentrato Gabriele e poi concede il bis sul tiro da fuori di Cacciacarro. La partita potrebbe riaprirsi al minuto 25, ma l'arbitro non giudica irregolare il presunto tocco con il braccio di Capitan Paroletti. Le decisioni arbitrali innervosiscono gli ospiti, innocui nel finale, e non cambiano la sostanza del risultato. Un 2-0 che premia il Tor di Quinto e fa scivolare la Lodigiani a meno 7 dal terzo posto.